Sì, buongiorno a tutti. Siamo qui oggi a perfezionare una delibera che l'Assemblea Capitolina, la 30 del 2017, ha approvato il 1° giugno 2017. E era importante, dopo il confronto che c'è stato subito dopo l'approvazione della delibera con l'associazione di categoria, con i cittadini, dare una risposta ad alcuni quesiti che erano stati posti. Uno di questi era stato poi tramutato in una mozione ex articolo 58 votata anche dalle opposizioni in merito alla decadenza delle rotazioni. In quel caso abbiamo ribadito che non era intenzione dell'Assemblea far decadere le autorizzazioni delle rotazioni, ma era semplicemente un richiamo alla normativa allora vigente, cioè che ci fosse la scadenza al 31-12-2018. Poi, come sappiamo, la legge di stabilità ha prorogato questa scadenza. Al 2020. Quindi, con l'occasione di rivedere attraverso l'interlocuzione con le associazioni questa delibera, l'abbiamo perfezionata, abbiamo migliorato alcuni refusi, abbiamo tolto alcune edizioni erronee e diciamo, siamo andati a modificare alcuni piccoli punti che ritenevamo dell'elenco delle richieste delle associazioni che non collidessero con la linea politica che la maggioranza ha voluto dare con questo regolamento. Quindi abbiamo brevemente permesso l'uso degli stand una volta appreso dalla polizia locale che ciò non costituisce un pericolo di sicurezza per i cittadini e per gli operatori. Abbiamo imposto un'altezza di 1,50 m quando l'altezza massima del banco è 1,60 m. Abbiamo accordato un tempo di smontaggio e pulizia dei luoghi di 1 ora e mezzo, che nel caso di rimozione del posteggio è necessario per fare sia la pulizia che lo smontaggio. Abbiamo chiarito meglio le competenze, ad esempio nel rilascio del tesserino identificativo, poiché la delibera 30 già va a decentrare molte delle competenze verso i municipi. Abbiamo chiarito chi dovesse rilasciare il tesserino identificativo. Mi dispiace dire, ecco, che alcune delle intenzioni della delibera 30 non sono state poi attuate. Io, ecco, ho piena fiducia che con gli uffici si riesca, dopo l'approvazione di queste modifiche, ad operare velocemente per dare attuazione al rilancio dei mercati attraverso la somministrazione e il consumo sul posto. I bandi nei mercati per i posteggi rimasti liberi sono delle misure che in questo momento stanno andando a detrimento delle attività produttive. Quindi noi chiediamo la collaborazione di tutti poiché si possa dare lavoro e servizio ai cittadini. Detto questo, altre richieste che erano pervenute da parte delle associazioni non ci sembravano accoglibili. Abbiamo mantenuto quindi il limite dei posteggi per titolare e per famiglia anagrafica, perché era una linea politica chiara e molto forte che ha voluto dare questa maggioranza, quindi lotta ai monopoli. Abbiamo detto che le rotazioni non termineranno, ma nessun posteggio terminerà il 31-12-2018. La normativa attuale prevede la scadenza al 2020. Nel frattempo noi vorremmo avviare i bandi per i posteggi rimasti liberi e abbiamo recepito della legge di stabilità l'articolo, il comma 1181, che dà una chiara indicazione per coloro che esercitano l'attività direttamente, quindi titolari di licenza che esercitano direttamente, e che per coloro che costituisce la prevalente o esclusiva fonte di reddito familiare, quindi chi ha solamente quel posteggio e potrà dimostrare che le entrate di questo posteggio portano come unica fonte di sostentamento della propria famiglia, avrà un punteggio che verrà deciso poi nei bandi attuativi. Ci sarà riconoscimento degli spuntisti storici, se vogliamo, anche nei criteri dei bandi, nel senso che coloro che oggi esercitano regolarmente o hanno esercitato nell'ultimo biennio in luogo dei titolari, nei bandi avranno riconosciuta questa possibilità, insomma, di
di assegnazione di punteggio. Altre cose, abbiamo implementato alcuni municipi che non avevano inserito il divieto delle vie per gli itineranti, abbiamo specificato meglio le ferie che seguono la normativa vigente, quindi alcune ditte individuali ci hanno fatto presente: sì, se mettete i contratti di lavoro, io che sono ditta individuale non posso fruire delle ferie. Noi abbiamo fatto riferimento alla normativa di settore. E si dà la possibilità di avere sia agli enti pubblici che alle imprese private di ottenere un posteggio sempre tramite bando, e quindi questo sempre per portare sempre nuovi servizi e sempre nell'ottica di una rivisitazione in chiave sociale dei mercati. Alcuni progetti partiranno a breve, prevedono proprio appunto la creazione della piazza dei mercati, dove la gente potrà vivere il mercato oltre che vederlo come un luogo di acquisto di beni e servizi. E abbiamo chiesto che i municipi si dotassero di piani municipali del commercio su area pubblica, e più in generale lavoreremo anche a un piano regolatore sul commercio su area pubblica. Quindi noi vogliamo dare gli indirizzi corretti affinché il commercio venga riportato nell'ambito di un progetto generale che coinvolga tutte le categorie. Il commercio su area pubblica non può essere vista come un settore avulso dalle altre realtà, deve in qualche modo essere coniugato con tutte le altre tipologie di commercio presenti sulla città. E io mi auguro che queste proposte di modifica siano condivise anche dalle opposizioni, e sono a disposizione per qualsiasi altro chiarimento. Grazie.